tutti. Cogliamo l'occasione di questo video per presentarvi un piccolo gioiello della nostra città, la Biblioteca del Seminario. La biblioteca è un luogo di conservazione e di studio, ma in questo caso anche di grande bellezza. Oltrepassato questo atrio, si entra nel cuore pulsante dell'aula. Questo cuore pulsante dell'edificio stupisce il visitatore e lo studioso per l'ampiezza e per la ricchezza della decorazione che caratterizza la volta e per la preziosità degli arredi linea di intaglio che rivestono le quattro pareti della stanza, con un'alta scaffalatura su due piani in cui sono conservati gli antichi volumi che ne costituiscono il ricco patrimonio librario, 65.000 pezzi, di cui 30.000 antichi, 160 incunaboli, 400 edizioni rare, 120 manoscritti, 3.500. La nuova costruzione, voluta nel 1827 da Monsignor Francesco Alciati, è attribuita all'architetto Antonio Vigna, mentre i dipinti murali sono ritenuti opera del pittore Pietro Ivaldi, detto il Muto di Toledo, poiché sordomuto forse già sin dalla nascita. Da recenti ricerche si apprende che nel 1832 il vescovo Malabaila affidò a Don Tommaso Audisio Moncalvese, all'epoca parroco di Villa Deati, la progettazione dell'arredolino della biblioteca. Il progetto decorativo della volta è da suddividere su due piani di lettura, da collegare alle diverse materie trattate nei volumi conservati nella biblioteca. Il primo, di carattere storico, filosofico, letterario e scientifico, è presente nelle raffigurazioni della parte principale dell'aula. Il secondo, di carattere teologico, è sviluppato nell'area absidale. Lungo la base del profilo della volta, accanto ai finestroni, trovano invece collocazione le figure a monocromo di 18 personaggi leggendari del passato, da associare alle materie trattate nei libri conservati negli scaffali. Sulla parete di controfacciata è inserito il dipinto che ritrae Monsignor Caravadossi, vescovo di Casale e fondatore della biblioteca, databile al 1738, come si evince dall'iscrizione nella parte inferiore della tela. Sono inoltre conservati nell'abside i mappamondi, opera del frate Pietro Maria da Vinchio, due sfere, una terrestre e una celeste, che furono realizzate rispettivamente nel 1739 e nel 1745. Al termine di questa breve presentazione mi sembra doveroso ricordare Don Alessandro Giganti, direttore di questa biblioteca per ben 47 anni. Ci ha lasciato da poche settimane, a lui vogliamo dire il nostro grazie per tutto il lavoro che in questi anni ha dedicato a questo luogo.